Cari amici, oggi incontriamo un caro amico che abbiamo già salutato e con cui abbiamo chiacchierato lungamente durante un live nei mesi di lockdown passati, Pierluigi Bernasconi. Benvenuto a D-Day. Ciao Gianfranco. Ciao Pierluigi. Tu oggi ti siedi qui al tavolo con me a chiacchierare con una nuova carica, quindi presidente di Univideo, sì. Che è una carica che hai assunto da qualche settimana. Cos'è Univideo innanzitutto? Beh, Univideo, intanto buongiorno a tutti. Poi Univideo è l'associazione che da molti anni raccoglie tutti i produttori di home video, quelli che per legge, diciamo, in termini legali sono legislativi, sono chiamati produttori di videogrammi. Raccoglie quindi tutte le major, ma anche i produttori e distributori italiani. Ha anche una componente di aziende tecniche che si occupano di varie fasi della produzione o della conversione dei contenuti video, e ha anche in termini associativi una piccola rappresentanza, che però contiamo di allargare, di piattaforme di streaming. In questo caso Chili è nostro associato. Cioè streaming in cosiddetto TVOD. SVOD, sì, chiaro. Cioè, il transactional, il transactional. Non subscription, no, cioè, quindi no, Netflix e compagnia. No, lo dicevo per semplificare, sì, però sì, certamente certo. stiamo parlando, okay, del transazionale. Del transazionale, quindi l'acquisto un film. O noleggio, acquisto o noleggio un film in formato digitale. In streaming, oppure lo vedo fisico, quindi questo è il perimetro. È una neo presidente, ma per quanto riguarda l'home video non così neo, nel senso che hai lunga esperienza in questo senso, direi di no, ovviamente. Ma ricordo il lancio del DVD che facemmo assolutamente quasi a quattro mani, assolutamente sì, ma vorrei dire proprio per diciamo recuperare qualche reperto archeologico, che sono stato anche per tanti anni uno dei direttori, il direttore vendite di una delle più grandi aziende di distribuzione di videoregistratori, Litaci. Dopodiché quindi, per un decennio partiamo dalla cassetta. Ecco. Beh, Univideo c'era già con le cassette, assolutamente però. Sì. E quindi sì, certo, il mercato lo conosco, e la componente di mercato, diciamo, non è una novità, e su questo mi sento, nonostante fosse un po' di ruggine dovuta all'età, sufficientemente preparato. Ecco. Ovviamente nel mio ruolo di presidente dovrò anche confrontarmi poi su una platea diversa, che è quella delle istituzioni, delle altre associazioni in campo europeo, perché poi Univideo ha anche una rappresentanza attraverso IWF, che è un'associazione europea anche a Bruxelles, in Europa, e quindi insomma, questi sono argomenti che piuttosto complessi, devo dire, che vanno anche approfonditi. Va bene, approfondiamo qualcosina qui in questo giardino, sì, della Pobbia, che è il ristorante dove poi magari ci mangiamo qualcosina, che ci ospita, visto che è qui vicino alla redazione. Il mercato dell'home video non è al suo massimo splendore in questo momento, proprio perché è aggredito dai tanti altri usi. Anche se c'è stata la pandemia, siamo stati tutti in casa, il DVD, il Blu-ray, stiamo adesso su questi ambiti, non sta vivendo il suo momento migliore. Tu hai accettato questa carica, e l'hai accettata evidentemente con delle idee, perché cosa non ti va bene della situazione attuale, che cosa bisogna fare? Beh, allora, intanto cominciamo a dire che il trend sicuramente per i supporti fisici è in declino, non è che possiamo, come dire... pure a me dispiace. Perché la qualità sappiamo che è lì, esatto, e non è di là. Esatto. Comunque è in declino, ma Univideo, tra parentesi, si occupa anche, sia pur in maniera per il momento non ancora completa, della parte digitale, ed è nelle mie intenzioni ovviamente spingere da questo punto di vista, e quindi cercare di raggruppare sotto l'associazione Univideo anche gli attori della parte digitale. Anche perché il film, certo, che sia fruito fisicamente o che sia fruito in maniera liquida, quello è. Assolutamente. Insomma, sarebbe cervellotico avere associazioni diverse, percorsi diversi. Assolutamente, no? Sì. Detto questo, io penso che ci siano spazi
per un contenimento del declino, a patto che vengano intraprese alcune azioni. Ovviamente le associazioni si occupano della fase pre-mercato, quindi non vado in giro con la valigetta, anche se mi verrebbe voglia a vendere, che sai che io sono fondamentalmente un venditore, mi venderei pure la scrivania dell'ufficio se potessi. Però detto questo, ovviamente bisogna pensare a un piano strategico che consenta di valorizzare i supporti fisici. C'è anche da dire che l'anno pandemico è stato un anno in qualche modo paradossale, perché uno dice: ma come, la gente è stata a casa, si sono venduti meno Blu-ray, DVD, 4K dell'anno precedente. Non è un paradosso, in realtà, se ci pensiamo bene, perché innanzitutto un po' i negozi sono stati chiusi, soprattutto nel primo periodo della pandemia, anche se il canale principale, ovvero sia quello dei negozi di elettronica, in realtà rientrando nei punti vendita indispensabili è rimasto aperto, ma non nei centri commerciali. E guarda caso, poi se in qualche modo analizzi il fatturato delle grandi catene, scopri che questi prodotti, che spesso sono acquisti di impulso, principalmente vengono sviluppati nei negozi, nei centri commerciali, che non sono normalmente destination. Cioè, difficile che uno si alzi una mattina e dica: vado a comprarmi il DVD in Viale Certosa numero 118. Poi devo dire, c'è ancora il gusto di andare, che ne so, il sabato pomeriggio a cercare cosa guardiamo stasera, sceglierlo fisicamente e portarlo a casa. Online il catalogo è infinito, si può comprare online il DVD, però ci mette magari 2 giorni per arrivare e non è la stessa cosa. Assolutamente sì. Devo dire che l'altro elemento che non ha giocato a favore del mercato dei supporti fisici è stata la mancanza di uscite, cioè dei blockbuster che normalmente riempiono le sale, ma vendono anche molto in termini di supporto. Subito dopo. Se ci pensiamo, ci sono state pochissime uscite in corso d'anno, quasi tutte a titolo sperimentale sono passate prima nelle varie forme di streaming. E certo che se passano prima in streaming e poi in streaming ad abbonamento, Amazon Prime, cito per esempio, che ne ha fatti suoi alcune di queste anteprime, diciamo così, diventa poi difficile proporre un video. Assolutamente. No? E approfitto di questo, diciamo, di questa considerazione per fare un ulteriore passo, nel senso di ribadire la qualità dell'immagine e del suono dei supporti audio, perché poi quando penso a titoli come Tenet, per esempio, Tenet, che dir si voglia, che suppongo sia stato realizzato con le migliori tecniche, la miglior qualità di immagine e anche di piste audio, e poi vederlo in streaming in TV è una cosa. Io che a casa ho ancora, come tanti in Italia, un impianto di un certo livello, aspetto che esca in DVD o, scusa, in Blu-ray per poterlo vedere come si deve. Questo della qualità è un fatto che andrà ripreso in qualche modo, rivitalizzato, perché i TV sono sempre più grandi. Oramai un 75 pollici è la portata, non dico di tutti, ma quasi, e la risoluzione è 4K, a volte pure 8K. Voglio dire, non mancano i TV di qualità. Assolutamente. Il problema è dargli poi in pasto dei contenuti di qualità comparabile. Anche perché sai benissimo, o non lo devo spiegare a te e credo neanche ai tuoi lettori, che la qualità dei TV attuali consente di vedere a distanza ravvicinata anche grandi schermi, mentre una volta questo non era assolutamente consigliato. Quindi l'effetto cinema si può avere sicuramente anche in un soggiorno normale. Però, torno a ripetere, il supporto fisico fa ancora la differenza. Poi, nel momento in cui il 5G sarà generalizzato, utilizzato per scopi consumer, chissà, magari la tecnologia ci consentirà di avere la stessa qualità, però per il momento e per, credo, un po' di tempo è ancora così. L'altro elemento, scusa, finisco, è, se vuoi, la sicurezza. Intendo dire la sicurezza, per esempio, dei bambini. Cioè, tu oggi, se devi far vedere un cartone animato a tua figlia piccola, cosa fai? Gli dai in mano il tablet
Oppure gli dai in mano il telecomando, perché stai tranquillo che il telecomando i bambini da una certa età lo vuole. Dopodiché lo lasci in camera sua in soggiorno con un cartone animato, te ne torni dietro e magari c'è su un film horror. Ecco. Quindi anche quello, magari in una considerazione, diciamo, di un certo tipo, può essere un elemento che gioca a favore del supporto fisico. Però, torno a ripetere, un video si deve necessariamente aprire anche al mondo digitale nelle forme più efficienti, efficaci. D'altronde i due contenuti, o meglio sia lo stesso contenuto nelle due forme, risponde anche a momenti di fruizione diversi. Io faccio sempre l'esempio del disco, del vinile, che è tornato in auge, ma non è, a parte che la base potenziale molto più bassa, perché c'è molto meno gente che ha in casa il giradischi analogico di quanti, certo, non abbiano in casa Blu-ray, DVD e quant'altro. Però, torno a ripetere, sono momenti di ascolto diversi. Io sono... Ma è anche un momento tattile? Assolutamente, rituale mi verrebbe da dire, perché tu prendi la tua bella copertina, ti metti lì, fai tutte le operazioni, diciamo, esoteriche che comporta la fruizione di un vinile, ti bevi di questo suono caldo avvolgente con tutte, diciamo, le considerazioni, ne parli con gli amici, tutto bello, tutto vero. Però ancora oggi, per tornare alla dimensione del mercato, il mercato del vinile in Italia vale sino a un quarto del mercato dei supporti video. Giusto per, certo, dare una dimensione. Di cui non si parla. Non si parla, no, non si mentre parla il vinile meno, ovviamente, è in auge. Sono anche contento, perché anche i discografici hanno le loro esigenze e il pubblico. Però ecco, insomma, da una parte abbiamo un argomento che sulla bocca di tutti. Sintetizzare. Educazione alla educazione, qualità, ribadire l'elemento di sicurezza e, perché no, anche il mantenimento, diciamo, di una library di titoli che forse oggi nelle varie piattaforme, soprattutto quelle in abbonamento, è un po' difficile trovare. Quindi io, se il voglio... mondo del collezionismo. Sì, il mondo del collezionismo è assolutamente un mondo trainante, perché ovviamente ci sono le riedizioni dei grandi franchisee, quindi Harry Potter, tutti gli altri titoli. In cofanetti, edizioni speciali, director's cut, che quindi contengono scene che tu non vedrai mai né al cinema e molto probabilmente neanche in streaming, nelle varie forme. E quindi anche quello è forse oggi uno dei mercati più eccitanti, perché lì si trovano delle vere e proprie chicche. È un peccato che però tutti questi prodotti un po' si fa fatica a trovarli nei negozi fisici, e quindi il mio compito sarà anche quello di, tramite le associazioni e tramite anche la sollecitazione dei miei stessi associati, di stimolare un po'. Tornare in negozio in maniera un pochino più importante, recuperare qualche metro di lineare che si è perso. Assolutamente per sì. La dimensione del mercato, detta in soldoni, nel 2020 il mercato dei supporti ha cubato nei canali trade tradizionali circa 80 milioni di euro. Molti pensano di ridurre, se non addirittura eliminare, molti retailer. A me sembra una stupidata, perché se si eliminassero tutte le categorie di fatturato sotto gli 80-100 milioni, i negozi sarebbero vuoti, non ci sarebbero mini pimer, non ci sarebbero, ferri da stiro, sì, ma altre categorie sparirebbero. Degli esatto, no? Così, sì. Quindi penso che sia un'opportunità che non vada persa, per tutti i motivi che dicevamo prima, ma perché nei momenti in cui il mercato fa fatica o i mercati fanno fatica, bisogna, come dire, spingere su tutte le categorie nella misura adatta. Certo, tenendo i negozi ancora, non sono più da 4.000 metri, sono appunto da 1.500. Ecco, ma tenendo ancora un pochino di memoria alle tue passate esperienze da retailer e sapendo appunto come è cambiato il retail anche in questi anni, quanti titoli un negozio, una grande superficie specializzata dovrebbe avere? Allora, come tu sai benissimo, Gianfranco, come sanno anche tutti i clienti della catena che ho guidato, lo dico a MediaWorld, per tanti anni, in realtà io non sono mai stato un retailer propriamente razionale, mi sono sempre fatto guidare principalmente dalle mie passioni. Tant'è che noi avevamo degli spazi per l'alta fedeltà, per dei settori che nessun altro retailer, mi davano tutti del matto, però alla fine MediaWorld era MediaWorld. E questa, diciamo, attività ha consentito di poter poi vendere con grande successo anche i supporti, perché, certo, è un insieme di cose. Se no? Tutto si tiene, esattamente. Che se non hai... Però per
proposte sull'home theater, se non hai proposte di qualità di un certo tipo, è difficile dire prendi questo perché è qualitativo. Adesso tu vedi i lineari di long play, peccato che non ci siano i giradischi, e mi viene da dire allora li vendi solo a quelli che hanno già il giradischi. Comunque, per tornare alla tua domanda, io penso che oggi... Quanti è giusto? Perché tu potresti dire 10.000 titoli, ci sono sul mercato 10.000 titoli, ma nessuno te no, dà 10.000 titoli. Però io penso che oggi un lineare, quello che in termini tecnico è la gondola, che può essere i 10 metri, 8 metri lineari, che contenga la classifica, le novità e la parte bambini, che è ancora una parte molto importante, più uno spazio... quelli che tecnicamente sono gli spazi promozionali, i cestoni. o le pedane, per le offerte a prezzo, per le offerte temporanee, sia uno spazio adeguato che, torno a ripetere, per un mercato di questa dimensione e che comunque dal 2021-2022 riprenderà la buona abitudine di sfornare anche grandi titoli, sia uno spazio compatibile con la dimensione attuale. Nei negozi di 3.000 metri della mia amatissima catena MediaWorld c'erano decine di metri lineari, ma questo valeva anche per la musica, valeva anche per i videogiochi, eccetera. Io sono appena stato in un negozio di elettronica, ho visto ancora degli ampi spazi per i videogiochi, compresi accessori, eccetera, però mi domando quanti oggi comprino veramente il videogioco e quanti invece non giochino online. Nonostante questo, gli spazi ci sono. Beh, basti pensare che una parte rilevante delle console non ha più il lettore. Certo. Questa è una perdita anche per l'home video, perché queste console che non hanno più il lettore non sono più neanche in grado. Oppure tu non hai mai creduto al fatto che le console fossero i giocatori giocano, i cinefili guardano e ascoltano. Va bene. Ultima cosa, il mondo dell'home video continua ad avere un'IVA che non è quella dei libri. Tu hai lavorato anche nel settore librario per molti anni. Perché? Ma francamente mi sfugge. Suppongo all'inizio fosse una questione di protezione delle sale che pagano il 10%, il biglietto ha del cinema ha il 10% di IVA, mentre i supporti hanno il 22%. Beh, io sono abituato a fare questi esempi un po' ironici. Mi verrebbe da dire che è come se la birra avesse un'IVA diversa a seconda che sia comprata in bottiglia in lattina oppure che sia consumata al bar. Certo. Da un punto di vista logico non c'è una ragione. In realtà sono andato a spulciare la giurisprudenza o quantomeno gli orientamenti anche a livello europeo risalgono a molti anni fa, in un mondo che era un mondo totalmente diverso. Quindi è nostra intenzione come Univideo, mia personale, ritornare sull'argomento e portarlo in tutte le sedi europea, italiana. IVA uguale a contenuti uguali, quindi almeno la stessa IVA che c'è al cinema. 10%. O se no, quella degli altri prodotti culturali venduti in negozio. Quello è un argomento ancora più spinto, perché nel libro... sui libri, no? Sui libri il 4%, ma come tu sai, e forse anche i tuoi lettori sanno, l'IVA sugli ebook all'inizio era il 22%. Certo. In Italia il ministro Franceschini, credo, ha deciso a suo tempo di portarla in infrazione IVA, in infrazione europea. Al 4%. Altri paesi si sono adeguati ed oggi l'IVA, che sia fisico o che sia digitale, per il libro è 4%. Quindi di fatto si è adeguata anche l'Europa. Quindi... Esattamente. Allora, se la mettiamo dal punto di vista del prodotto culturale, tenendo conto che fosse musica e video sono prodotti culturali tanto quanto i libri. Ovviamente, scusa se ti interrompo, non tutto, però anche sui libri non adesso entrare nei distinguo di cosa sia arte, di cosa sia intrattenimento, di cosa o sia cultura, cattivo intrattenimento, insomma non vogliamo entrarci, però diciamo che ovviamente dentro lì ci sono anche i capolavori assolutamente culturali e io credo che vedere un bel film sia un'attività culturale. Assolutamente, io vorrei capire chi può sostenere che un film di Fellini non sia un'opera d'arte o un film di tanti altri, le Kubrick piuttosto che, ma detto questo, ovviamente anche nei libri ci sono tanti libri
libri, come dire, usa e getta, nella musica è la stessa cosa, però musica è musica, che sia Beethoven, che sia Bob Dylan, che ieri ha compiuto 80 anni, che è stato anche premiato del Nobel, quindi non so, questa è arte. O se non è arte, comunque è un contenuto culturale, forse di cultura pop, chiamiamolo certo. Cultura pop, però anche la pop è cultura, no? Mm-hmm. Andy Warhol insegna, ecco, Lichtsteiner pure. Detto questo, io non arrivo a pensare che ci sia uno slancio in avanti verso il 4%, lo ritengo abbastanza problematico, però tirerei, virgolette, come associazione, almeno l'equiparazione degli altri, diciamo. Perché lo ricordo per i più giovani o per i più distratti, che il fatto che l'IVA potesse essere ridotta se il supporto era, come dire, in bundle integrato con per esempio una rivista, aveva portato tutti i DVD in edicola a suo tempo, no? Però che è stata un'operazione che sicuramente poteva convenire dal punto di vista commerciale, però un po' svalutato il prodotto, l'ha un po' reso più cheap, anche perché le confezioni che andavano in edicola erano al minimo proprio una bustina di cartone, spesso poco di più, non c'era il gusto della copertina, non c'era il libretto, men che meno c'erano edizioni speciali. Beh, sono d'accordo, non del tutto, ma sono abbastanza d'accordo. È vero quello che dici tu, è anche vero che l'edicola è stata l'occasione per molti per arricchire il catalogo domestico con titoli, diciamo, passati, che ai tempi magari non erano stati acquistati, spesso erano collezioni o collane a tema, per regista, per tema, e quindi avevano, non tutto ovviamente, anche lì, così come c'erano tanti contenuti per i bambini, che sono stati per tanto tempo uno dei target principali del mercato home video, no? Se tu pensi a titoli cartoon come il Re Leone, io me lo ricordo ai tempi miei, è stato un titolino che ha fatto 1 milione, forse di più, di copie su supporto fisico. Quindi capisci che sono numeri devastanti. Oggi non è impensabile, ovviamente, però insomma abbiamo un patrimonio nelle case di supporti video che un po'. Poi devo dire che c'è anche una componente, se vuoi, anche romantica, no? Io mi immagino questo, io a caso ho ancora 1200 CD circa, 500-600 dischi supporti video e libri. Io mi immagino queste case del futuro vuote, con gli la libreria non esiste più, la videoteca non esiste più, la raccolta di CD non esiste più, e quindi abbiamo solo scaffali vuoti. Ti faccio un piccolo esempio: ieri sera a casa mia si è spento il router. Ecco. Si è spento il router, panico, perché vedevamo la TV lineare, che oggettivamente a casa mia si vede poco, tutto on demand, tutte cose, allora a quel punto cercano gli scaffali se c'era qualche cosa da vedere. Comunque, se mi consenti una considerazione, forse finale, visti i tempi, per i quali ti ringrazio anche. Noi non vogliamo combattere una battaglia di retroguardia, sia chiaro, non è che siamo qui a denti stretti a tenere per i capelli un mercato. Io penso che nel futuro, ma anche nel presente, ci siano modi di fruizione di qualsiasi contenuto, dei servizi anche, assolutamente ibridi. Cioè, oggi non esiste quasi più niente che viene fatto solo in forma analogica, in forma fisica o solo online. Gli stessi acquisti dei prodotti alimentari, dei beni, dei servizi, avviene nelle varie forme. Mutatis mutandis, il funerale del vinile è stato, diciamo, celebrato troppo presto. Assolutamente, sì. E quindi che nessuno abbia in mente di celebrare la fine del DVD. Poi, poi magari le motivazioni per cui è tornato in agio non sono quelle di Tiffen Brown, che come sai era il capo della Linsonde, che diceva che il vinile potevi anche buttarlo per terra e calpestare, che suonava sempre, che non era vero, però è così. Quindi ci sono anche delle soddisfazioni personali, delle passioni personali. Io penso che se uno non avesse la passione per andare a pesca, andrebbe sempre in pescheria, però a pesca ci va perché è una passione. E quindi io vivo, gli uomini e le donne, tutti viviamo di passioni. Io spero che il cinema, anche in supporto fisico, continui a essere una passione. Ecco, insegniamo però
le persone che il Blu-ray è in HD, cioè pure il Blu-ray in 4K, certo, e si vede meglio il DVD, perché ancora per me, nel mio mondo, magari sono malato io, non si dovrebbe vendere più nessun DVD, invece se ne vendono tantissimi. Sì, c'è anche da dire che esistono magari film che originariamente erano... Non ci sono, esatto, sì, sì, però... quindi forse lì ci entra magari anche in cose tecniche, però sono d'accordo con te, la qualità è la qualità, d'altronde voglio spieghiamola. Dire... beh, la qualità è quella del... No, dico spieghiamola. Spieghiamola, cioè, certo, è quella... Cioè noi ci proviamo da anni. È quella che fa la differenza. Guarda, ieri sera, tanto per cambiare, ho visto un programma non in streaming su Rai 1 che era una puntata di Montalbano, una delle prime, tra parentesi, sì, La Luna di Carta. Ho guardato la qualità delle immagini e ho detto, cavoli, però, se anche questa puntata fosse stata fatta con gli stessi requisiti delle ultime, sarebbe stata totalmente diversa. Banalmente, ti dico solo una cosa, c'erano delle riprese aeree che evidentemente erano fatte con l'elicottero e che quindi traballavano tutte, invece delle riprese attuali drone, che sono fatte, certo, con drone, che sono tutt'altra cosa. Però per dire, quindi la qualità, senz'altro, è uno degli elementi su cui dobbiamo continuare a fare evangelizzazione o riprenderla, diciamo, per valorizzarla. Vabbè, maggiormente c'è un grande sforzo in questo. Io capisco che poi nel tempo si sono anche create tendenze che non si sono confermate nel tempo, il 3D tanto per dirne, certo, una, però credo che la qualità video e la qualità audio di base siano due requisiti indispensabili per fruire in maniera soddisfacente, non vorrei dire entusiasmante, ma sicuramente almeno soddisfacente di qualsiasi contenuto video, soprattutto di un film. Va bene, grazie mille per Luigi. Grazie a tutti voi. Ci rivediamo più avanti per vedere che cosa è successo e noi adesso magari facciamo un pranzetto. Certo, e grazie a tutti e mi raccomando, comprate ancora DVD, Blu-ray più che DVD forse, come dice. E chiedeteli nei negozi o comprateli su internet. Beh, è importante comprarle. Grazie. Grazie.